mezzi caricati, bombardino e bombardone. Arrivati, Cardeddu, saluta Stefano. 24 ore di viaggio per arrivare in questo posticino. On 64, the note 64 is for everyone. Everyone is going to do that. E si parte qua con le nostre bel veste, il roadbook è pronto. Basta, questi giochetti, mamma mia, le braccia che sono andate. Ciao, com'è? Tutto bene? Puttanis, che percorso bello. Ti è piaciuto? Sono distrutto. Arriverà, tanto sono già arrivate tutte e tre le tracce, giusto? Yes. Ok, perfetto. L'ho già rivenduto. Si parte, secondo giorno, Legend Rally, subito con un gran passaggio che andremo a filmare così a freddo. La gabbia di matti, eccola qui la gabbia di matti. Partiti, purtroppo a freddo, subito un passaggio non breve e particolarmente complicato. Siamo giusti!
grazie. Mamma mia. Paolo! Paolo! Va bene, io lo vuoi qua? Va benissimo! Tutto a posto? Yes! Bravo, Gnaro! Più fresco di ieri! Bravo, Gnaro! Perché mi sono un po' risparmiato. Cioè. A posto? Andato oggi! Meglio di ieri! Sciolto! Sì! Ultimo giorno del Legend Rally Sardegna. Oggi tappa veloce di 150 km. Per l'occasione ho montato anche la Insta 360, che secondo me durerà come un gatto in tangenziale. Ciao Bombardoni! Ciao! Ciao dopo! A dopo! Buona tappa! Grazie! Ciao ragazzi! Ciao! Guardate che spettacolo meraviglioso! Comincia la guerra adesso, eccolo qua! 2.14! Destra, salita, lasciare la pista e carichi! Destra.
che spettacolo è! Che bello, eh! Mamma mia! Spettacolo, sì! Siamo fortunati, Stefano! Va benissimo. Aveva detto di andare piano perché ci sono gli animali. Ah sì? Mica ho sentito io, eh. Vabbè. Adesso qua a ripartire. La vedo dura a ripartire. Merda! Antonello, patron del Legend Rally, il perché di questo successo? Intanto devo dire che è molto, molto semplice, in quanto il nostro sport soprattutto si regge su una grande passione. Quando poi inserisci una regione come la Sardegna, un po' di competenza e sperando sempre nella fortuna di trovare un bellissimo tempo, per esempio come questa edizione, il gioco è fatto.